Signore e signori dell'uditorio, allora io ritengo doveroso intervenire questa sera per rispetto delle istituzioni, del Consiglio Comunale e della cittadinanza tutta. Pochi secondi di immagini in un contesto di tensione all'interno del consesso dove ci troviamo, che riprendono azioni fatte da me per sdrammatizzare l'attimo e dove anche il Presidente si adoperava con l'aiuto della forza pubblica per riportare l'ordine in sala, scatenato una ridda di congetture e deduzioni del mondo mediatico, addossando ad un'azione eccessiva, sicuramente improvvida, un significato che però io mai e poi mai avevo intenzione di attribuire. Il video diffuso in rete tra i media non è identico al video ufficiale del sito del Comune, vi invito ad andare a vederlo, ma è stato rielaborato nella parte audio, corredandolo anche di sottotitoli interpretati dagli autori. Non ho la competenza tecnica per descrivere le modalità di tale arrangiamento, ma questo è un fatto oggettivo che può essere verificato da chiunque, basta andare sulla pagina ufficiale del Comune. Ma perché? Senza neppure chiedere una spiegazione, si è stata pronunciata la sentenza di condanna. Mi è stato chiesto questo gesto sulla stampa di auto da fe, di spagnola memoria, e io non mi sottraggo certamente, sia perché lo avevo già dichiarato in media, che nella giornata di sabato mi hanno chiaramente bombardato di telefonate, prima che venisse anche richiesto sui giornali dagli stessi consiglieri comunali, sia perché voglio sinceramente scusarmi per tutti coloro che sono rimasti turbati dalle mie parole o dalle mie azioni. Ma l'uomo che avete descritto nei vostri interventi, sinceramente non sono io, e i miei cari lo sanno benissimo. Io sono molto amareggiato, ma nel cuore. Non lo nascondo, perché sono state dette e scritte cose molto serie nei confronti miei e della mia famiglia, da soggetti che neppure mi conoscono e non hanno mai parlato insieme a me. Coloro che mi conoscono, e sono anche in quest'aula, possono testimoniare che da me, in oltre 2 anni, non hanno mai sentito un solo apprezzamento sessista, una battuta o anche solo una semplice barzelletta di natura sessista. Eppure sono stato fatto oggetto ugualmente di accuse, di assimilazioni con fatti gravissimi come la violenza sulle donne, di collegamenti con fatti politici contingenti della nostra città, cioè l'intitolazione della piazza, e addirittura socioculturali, nel modo che avrei di rapportarmi con tutte le donne, mettendo in mezzo mia madre, mia sorella, mia figlia, frasi indelicate, non giustificate però da quanto io realmente fatto. La frase incriminata, infatti, non trova nessun'altra spiegazione razionale, e qualcuno se lo chiedeva pure negli interventi, se non con il movimento femmine, che tutti voi conoscete per le sue gesta, ed è pronunciata al fine di voler sdrammatizzare quanto stava accadendo, con la speranza che non ci fossero azioni emulative, tutto qui semplicemente, una battuta. Eppure, tutte le mie successive dichiarazioni, in un weekend da incubo per me e la mia famiglia, sono state respinte vicende, senza riflettere. Ho visto le repliche e le dichiarazioni successive e ho capito di aver fallito. Vedete, io speravo, parlando con i giornalisti ancora aperto, e ho parlato con tutti, di poter frenare l'onda di fango che sono capaci di mettere in campo i social media. Sapevo che era aperto un shot, e così purtroppo è stato. Ma a tutti coloro che mi hanno accusato, ripeto sinceramente che non c'era alcun intento denigratorio nei confronti del movimento femminista, politico, pro o contro l'intitolazione della piazza, sessista, di genere, comunque verso diversi. Anche perché vedete, e anche in questo caso dimostrate di non conoscerli, è difficile per uno con il mio passato e il mio presente, che è ben visibile, avere di sé il mito del macho, del superuomo, del proprio maschilista. E se mi aveste conosciuto prima, l'avreste saputo da solo. Scusate ancora, ma se davvero, ma era davvero solo una battuta, e il sindaco Peracchini, almeno in questo caso, non c'entra davvero nulla. Grazie.